ciao a tutti, scusate c'è un po' di raffreddore eccetera, cercherò di non tossire troppo. Allora, vediamo, vi voglio parlare un po' di Scala. Chi conosce già Scala? Perfetto. Allora, chi conosce Java? Allora, vediamo un po'. Scala è un nuovo linguaggio per la Java Virtual Machine. Nuovo, ormai non più così nuovo, nel senso che è in giro da un po' di tempo. E ha ricevuto un sacco di apprezzamenti anche da persone che appunto hanno creato altri linguaggi per la Java Virtual Machine, tipo quelli che hanno creato Groovy, JRuby, eccetera, che a cui Scala è piaciuto molto. Diciamo che è un linguaggio che offre parecchi vantaggi e questa sera appunto vi voglio dare un'idea iniziale di cos'è, come è fatto, perché è stato creato, cos'ha di diverso rispetto agli altri linguaggi. E diciamo che le slide sono tante, ne ho fatte credo una cinquantina, sicuramente troppe, non riuscirò a farle tutte, ma volevo buttare dentro un po' tutto. E poi, man mano che andiamo avanti, fatemi domande, chiedetemi cose, perché all'inizio Scala comincia con abbastanza soft, nel senso che è molto simile a Java, è facile scrivere Scala in stile Java. E addirittura ci sono le IDE, tipo IntelliJ, che hanno traduzione automatica. Quando fai copia e incolla di codice da Java a Scala, chiedono, vuoi che trasformi questo codice in Scala? Sì, però fa abbastanza schifo, nel senso che è codice che compila, però è codice scritto come se fosse Java. Mentre invece poi vediamo che si può cominciare a scrivere così, infatti è un buonissimo metodo per cominciare a usare Scala. E poi pian piano si iniziano a sfruttare le cose che di carino ci sono all'interno di Scala. Sicuramente non andiamo a fare le cose più avanzate, che sono tipo il parallelismo che è basato su condizioni parallele e attori. Non andremo a fare questa, derivata da linguaggi puramente funzionali e neanche le continuazioni, quella roba lì la lasciamo per più avanti se non male. Ok, allora, cos'è che permette di fare Scala? Scala è un linguaggio che permette di fare programmazione, object oriented e funzionale insieme, nel senso che non obbliga verso uno dei paradigmi. Ci sono altri linguaggi che permettono di fare questo, che ne so, Okami per esempio permette di avere oggetti e programmazione funzionale, ma sono molto più biased verso, che ne so, per esempio la programmazione funzionale. E io mi sono avvicinato a Scala partendo da C#, perché sono dovuto, dove lavoro adesso, usavano cose sulla Java Virtual Machine e non riuscivo a sopportare Java. E allora ho iniziato a usare Scala e mi sono trovato veramente bene dopo alcune cose iniziali. E è un linguaggio di etichettazione statica, quindi è un linguaggio come Java, come C#, come C++, non è un linguaggio dinamico, però tenta di sopperire alle, diciamo, non proprio mancanze, tenta di integrare alcuni concetti che rendono la programmazione anche in un ambiente di etichettazione statica molto più dinamica. E permette di fare cose molto carine. E è completamente interoperabile con Java, quindi potete usare qualsiasi jar, qualsiasi cosa che viene usata in Java. E permette di fare cose molto carine, tipo all'interno dello stesso progetto, potete avere un file in Scala e un file in Java e compilarli insieme, utilizzare le classi di uno nell'altro. È molto comodo da questo punto di vista. Ok. Questa è Java. E come si riduce questo in Scala? Si riduce a questo. È più. E questo è un po' per una classe con i suoi membri. Automaticamente vengono generati dei costruttori. E automaticamente viene generato un costruttore per questa cosa. Ok? Quindi questo è insieme la definizione della classe e la definizione del costruttore della classe. Poi andiamo più nel dettaglio cos'è questo. Un altro esempio di come
cosa somiglia un po' al codice della Scala? Beh, questo è Java, avete una lista di persone, vedete una cosa molto carina di Java, che okay, dovete ripetere list person equals uguale a new list persons. È un po' ridondante, no? Nel senso che uno deve scrivere tipo 10 volte, soprattutto per chi non è abituato a scrivere in JavaScript. In Scala si riduce a questo, ok? Cosa abbiamo qua? Beh, qui abbiamo qui una notazione di tipo, vedremo dopo che non è strettamente necessaria. E poi abbiamo delle cose che appunto si chiamano funzioni di ordine superiore, che vedremo dopo. Nel senso che abbiamo una collezione con una funzione che prende una funzione che fa il filtro. In base al filtro produce due nuove collezioni. Ok? La funzione di filtro è quella che ascolta. La funzione è questa e prende come input una funzione che è questa. Dopo vedremo cos'è l'underscore. In pratica questa è un'espressione lambda con il parametro implicito, ma lo vediamo dopo. È solo per darvi un feeling di a cosa somiglia Scala. Ok? Ops. Un'altra cosa. Questo è un pattern che si riscontra spesso in Java. Dovete aprire un qualcosa, tipo un buffer reader, un file, uno stream, socket, connessione SQL, eccetera. Quello che dovete fare è prenderlo, poi operarci sopra, poi dopo dovete chiuderlo. Dovete chiuderlo anche se ci sono delle eccezioni, quindi di solito lo mettete in un try file, ok? Dove il file controllate che appunto sia stato veramente creato, se è stato creato lo chiudete e poi gestite le varie case. In Scala è possibile fare questo, dove using non è una cosa che è presente già direttamente nel linguaggio, come può essere per esempio in C-Sharp. In C-Sharp c'è la stessa cosa, chiama il MyG-Sharp, è una cosa che viene fatta automaticamente dal compilatore. Il compilatore si rende conto che questo è un metodo close e lo chiama. Qui è una funzione che viene definita da voi, dopo la definizione di questa funzione. Potete definire una funzione che fa tutta quella cosa lì, per ogni classe che ha un metodo close. Dunque, cominciamo a vedere un po' la sintassi di base. Vabbè, i tipi vengono scritti al contrario, vengono scritti alla Pascal, se non sbaglio, in quel modo lì, invece che essere scritti così, come in Java. Le variabili quindi vengono scritte in questo modo. La cosa interessante è che non è necessario scrivere il tipo. Non è necessario scrivere il tipo, non significa che quella cosa ha un tipo dinamico, ok? Significa che il tipo viene inferito automaticamente dal compilatore. Il compilatore sa che 40 è intero, quindi decide che deve essere un intero. Quindi, per esempio, mi posso assegnare un 3, ma non posso assegnare una stringa. Ok? E l'errore viene dato a tempo di compilazione, non a runtime. E Scala poi ha un secondo tipo di variabili, tra virgolette, che sono i valori. Sono più o meno delle costanti. Perché costanti sono cose che possono essere assegnate una volta sola. Sono come redoni in C Sharp, un po' come const in C++, ma non proprio come quello. Possono essere usate e possono essere inizializzate, però non sono come costanti che possono essere devono essere decise a tempo di compilazione. Possono essere fatte da valori o classi, oggetti creati a runtime, ma non devono essere più cambiate. Okay? Questa cosa è molto comoda poi per varie cose. Prima di tutto per il parallelismo. Se un valore non cambia, ci posso accedere da più thread in parallelo senza che questo mi crei problemi. E per verifiche, per esempio il tool di analisi del codice, sono molto facilitati dal fatto di sapere che un valore cambia oppure no. E è una cosa piuttosto carina da avere proprio anche visivamente. Cioè, se io ho quello che voglio essere che sia un valore, so che dopo non posso riassegnarlo, me lo dice il compilatore che sto facendo un errore. Ok? Ok.
come vedete di nuovo con i tutti giganti. Invece che avere int sum, int a, int b, ho tutto allocato al contrario. Ok? Posso omettere la keyword record, perché ogni cosa in scala è un'espressione. Quasi ogni cosa in scala è un'espressione. Quindi si prende il valore dell'ultima valutazione fatta da un blocco in questo caso. Posso mettere la notazione del tipo, perché so già appunto che se A e B sono interi, il compilatore da solo riesce a capire che il risultato è intero. Posso mettere il getto. Questa è la finalità. Insomma, permette di scrivere codice in maniera molto più compatta e a volte anche più lucida. Ok, un altro esempio. Mettiamo di avere una stringa in una classe Java e io avevo il classico getter, setter, eccetera. E naturalmente questo significa che dal punto di vista dell'utilizzatore del codice, accedere a un campo o usare un getter o un setter è anche visivamente proprio diverso. Cioè accedere al campo io scrivo punto hello, per accedere al getter faccio punto get hello aperta chiuso torna. Ok? In scala non è necessario, posso definire prima la mia variabile con un valore così, poi ho dopo deciso e senza cambiare come viene chiamata, posso dire vabbè, questo voglio che sia una funzione. Nel caso io non prenda parametri, posso omettere di specificare le tonde qua. È una cosa che può essere comoda se io, per esempio, all'inizio avevo deciso che nella mia classe il valore era sempre quello e poi ci voglio introdurre qualcosa dentro, calcolarlo, ottenerlo da qualche altra parte, fare logging, eccetera. Come è stato specifico, può essere un val? Cioè, hello, perché mi sarei aspettato, hello è una costante perché è un val, quindi non posso toccarla. Sì, qui sì, per esempio. Però invece sotto stai modificando. Sotto posso definirlo, togliendo questo, o più rinominandolo, esternamente l'utilizzatore della classe utilizzerà la stessa sintassi, diciamo. È una comodità. No, scusami, quindi sono due pezzi di codice separati. Sono due pezzi di codice separati. Posso prendere questo e sostituirlo con questo. Okay. L'utilizzatore della classe avrà lo stesso effetto. Okay. Avrà la stessa cosa. L'utilizzatore invece Java della classe? L'utilizzatore del Java della classe dovrà utilizzare le parentesi. Okay. Non nel primo caso, anche nel primo caso. Perché questo, per l'utilizzatore della classe Java, come avevo detto prima, è già un metodo getter setter. Ok? E anzi, è un val, quindi è solo lì. Questo da Java viene visto come punto hello aperta chiusa tonda. E questo anche viene visto da Java come punto hello aperta chiusa. Ok? Ma scusa, io quando poi dall'interno del classe da un altro metodo accedo a hello, sì. Il primo quando è una variabile, sì. Accedo come se fosse una. Cioè accedo alla funzione al getter o al valore? Lì viene fatta un'ottimizzazione. Praticamente tu non lo vedi, ok? Ma il compilatore per questo genera un backing field, quindi qualcosa dentro la classe che contiene proprio il valore hello, ok? E un metodo getter, va bene? Ah, okay. Poi però, se lo usi all'interno della stessa classe, il compilatore sa già che lo stai usando all'interno della stessa classe, quindi ottimizza e invece di chiamare il metodo usa il campo. Ah, ok. Però sono tutti dettagli e ottimizzazioni interne. Ok, l'altra cosa carina, che poi diventa molto carina quando si compone con altre cose, è che si possono mettere il punto e le parentesi. Quei tre modi di chiamare il metodo sono equivalenti, ok? Posso scrivere myObject, spazio my method, spazio 1. E lo stesso per le altre varie cose. Viene molto comodo, molto carino, per poi costruire dei framework. Dopo vi farò vedere un esempio di Scala Test, che è il framework di unit testing per Scala, in cui questo genera dei test che sono molto molto leggibili di poter utilizzare i metodi in questo modo. Ok, quindi per esempio si può scrivere così
E questo ci porta anche al fatto che in realtà più non è altro che punto più aperta tonda 2.0. Ok? Tutti, non esiste, diciamo, in scala l'operator overloading, cioè ridefinire gli operatori. Perché? Perché gli operatori non sono altro che funzioni che hanno dei nomi molto particolari, tipo più, tipo diviso, ok? Si possono usare qualsiasi combinazione di caratteri. Non è necessario restringersi al AZ1909 negli altri linguaggi. Ma è gli spazi sempre anche. Bisogna fare gli spazi anche per fare le tue non è necessario. Diciamo che per gli operatori aritmetici, ok, come in Java, tra l'altro il compilatore riconosce quali tipi sono nativi e si comporta in maniera abbastanza, cioè un leggermente più conveniente per l'utente. Se l'operatore lo definisco io, come in questa classe qua, allora dovrò utilizzare gli spazi. Cioè qui avrò bisogno di spazi, qui avrò bisogno di spazi, ok? Mentre invece, per quanto riguarda i tipi primitivi, int, double, eccetera, il compilatore, diciamo, bara, riconosce che sono quelli, e tra l'altro, invece che fare una chiamata a un metodo, utilizza direttamente l'operatore del pipe Java per implementare quella cosa. Ok? Ok, quindi per esempio è possibile definire questi metodi. Abbiamo un metodo uguale, 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 un metodo maggiore, un metodo più, e poi posso utilizzarli qua. Per esempio un metodo end, un metodo delete, lo potevo usare in maggiore direttamente, tanto è lo stesso, e qui un metodo uguale, uguale, uguale. Vabbè, vediamo qua in collection, semplicemente per farvele vedere, abbiamo lì le solite liste, mappe che sono array associativi, insomma, hash map, eccetera. Array, si chiamano con le parentesi tonde, non con le quadre come gli altri linguaggi C-Lite, tipo appunto Java. C'è il pattern matching. Rispettiamo le tradizioni. C'è il pattern matching e in pratica abbiamo questo che è quasi banale, sembra lo switch case di Java e altri linguaggi C-Lite. Poi però abbiamo pattern matching che si può fare basato sul tipo, e dove appunto quello che poi viene usato nel case, la variabile i che viene usata nel case, ha proprio il tipo corretto. Ok? Quindi si possono chiamare, che ne so, i metodi su stringa o i metodi per metodi e operatori per gli interi. Abbiamo il pattern matching anche basato su espressioni regolari. Prima, sì? Il tipo di main object, quindi non va sentito. Sì, è staticamente object o animal per dirla alla scala, ok? È un Java lang object, ok? Quindi è una cosa che è la base della gerarchia degli oggetti a cui ci posso assegnare qualsiasi cosa, anche i tipi primitivi dove Java fa un boxing, cioè li metterà, prende il tipo primitivo e lo infila dentro un integer, così che poi può assegnare l'oggetto. Questo è un meccanismo, diciamo, che funziona automaticamente sulla Java Virtual Machine. E utilizzi la cosa più in cima nella gerarchia e poi puoi utilizzare questo per distinguere i tipi. Si possono usare anche espressioni regolari con questo punto R, e poi si può fare pattern matching sulle espressioni regolari. Si può fare pattern matching anche sulle liste, come appunto avviene nella maggior parte dei linguaggi funzionali. Tutta la parte di pattern matching, se la guardate, è molto molto simile, per esempio, a quello che trovate in OCaml, okay? O nei linguaggi ML. E per esempio in questo caso, se voi avete una lista, per tirare fuori il secondo numero della lista, avete questo che fa matching della lista con non mi frega niente, l'underscore. E tutto il resto non mi frega niente. E quindi il secondo elemento. Altrimenti, se qualsiasi altra cosa,
cioè se quella non è una lista, se la lista non è lunga abbastanza, quindi non ha almeno due elementi, eccetera, ritorna. Così. L'array che vedete prima è proprio mappato su un array di Java? Sì. La lunghezza fissa? È proprio un array di T, diciamo. Okay. È la stessa cosa. Si possono fare pattern matching anche sugli array? Sì, si possono fare pattern matching anche sugli array. È la stessa cosa a cui Scala aggiunge un po' di operazioni al volo, diciamo. Ok. Va bene. Allora, funzioni. Ultimamente anche in Java c'è stata molto l'esigenza di avere queste cose che si chiamano, diciamo, interfacce funzionali. Diciamo che è una cosa che in Java è sempre esistita, soprattutto nelle cose tipo listener, in cui tu avevi un'interfaccia che aveva un unico metodo. Quelle cose le hanno chiamate interfacce funzionali, perché alla fine tutto quello che facevi era implementare la classe, l'interfaccia, per darla a qualcun altro che chiamasse la tua funzione. Tipico caso dei listener, mouse listener, tu devi implementare solo un metodo per sapere quando fa clic. Poi però tu non è che lo usi, lo passi a qualcun altro e lui ti chiama. Ok? Questo paradigma, diciamo, che è un po' vicino a quello funzionale, e qualcuno ha iniziato a spingerlo verso l'estremo, tipo Google, con questo framework chiamato Google Connections, in cui appunto hanno cominciato ad avere queste interfacce tipo predicati, eccetera, che non sono altro che l'implementazione di una funzione sul booleano, per esempio. La funzione, scusate, su interi ti ritorna a me. Per esempio questa funzione, questa classe che implementa questa funzione, la possiamo creare per avere una classe predicato che mi aiuta a filtrare appunto da una lista di numeri solo i numeri che sono appunto pari. Questo in Scala, come avevamo già visto, viene fatto in maniera abbastanza semplice, utilizzando appunto le funzioni di ordine superiore. Qui invece che passare un oggetto che implementa una particolare interfaccia, passo direttamente la funzione. Dietro le quinte, naturalmente, il compilatore Scala, siccome gira sulla Scala, sulla Java Virtual Machine, crea più o meno la stessa cosa. Ok, veniamo quindi finalmente alle funzioni. Come si definiscono le funzioni? Si definiscono in questo modo. Sono nient'altro che variabili o valori, come in tutti gli altri casi, che come tipo hanno il tipo funzione, appunto, che è definito da tp a sinistra, l'input della funzione, tp a destra, il risultato della funzione. In questo particolare caso, appunto, per definire la funzione utilizziamo quella che si chiama appunto una lambda expression, cioè questa notazione fatta da uguale a maggiore. Invece che definire la funzione completa come prima, quando c'era, ricordate, la somma, def sum, bla bla uguale alla più b, non diamo un nome a questa funzione. Okay? La funzione è questa qui. È una funzione anonima, diciamo. Sì? Ma lambda sono come tipo in Python che possono avere solo uno e un'espressione, o sono più tipo JavaScript che possono essere anche lunghe più righe con anche statement? E sono come in JavaScript o in C#, possono essere più lunghe e avere più statement. In quel caso vedresti proprio il blocco, cioè avresti aperta grafa, statement, sì, precettina, aperta grafa, chiusa grafa. Sì, esatto. Quindi quello che viene dopo non è un'espressione ma è un blocco. Poi però appunto anche i blocchi sono espressioni, quindi la cosa è un po' passi, ma secondo me che capisce prima avete mostrato come quando la gente in date, non ricordo, sì, e non ho capito come in quel caso è possibile inserire che si trattava di una lambda che cercava dal tipo che della ok adesso ancora prima nelle prime slide quando avevo chiesto cos'era la nostra te la faccio vedere adesso perché ti faccio vedere la stessa cosa. Okay. Allora qui praticamente riesce a capire che i è un intero perché glielo diciamo noi, e questa è una funzione che va da interi a interi perché quella sulla destra, da interi a booleani perché quella sulla destra è un'espressione che va da un booleano. Okay? Quindi se riesce a, il compilatore riesce a inferirlo staticamente
senza problemi. Quello naturalmente si può appunto mettere direttamente qua. Come l'avevo detto, come avevo detto prima, la lambda in realtà è una anonima. Quindi non serve che io l'assegni a un qualcosa, a un valore, qualcosa che mi è latente. Gliela posso passare direttamente. Ok? Non solo, posso iniziare a semplificare, qui posso togliere il tipo. Perché? Perché io so che questo è una lista di intenti. Cioè, il compilatore riesce a inferire che questa è una lista di integer, quindi questa sarà di tipo list integer. List integer ha un metodo, la lista in generale ha un metodo filter di t, dove t è il tipo generico della lista. Quindi questo filter è qualcosa, accetta una funzione che va da t a booleano, ok? In questo caso lui sa che t è intero, quindi sa anche che questa funzione deve essere da intero a booleano. Quindi riesco a togliere la notazione intero perché lui sa che deve essere così. Ok? Controlla da questa parte che non ci siano operazioni che non sono permesse sugli interi. Infatti questa operazione è permessa sugli interi e quindi è contento. Lui dice benissimo, questo predicato mi va da interi a booleano, che è proprio quello che voglio. Ok? Ultimo passo, utilizzo. Ah, questa è solo un'espressione e utilizzo solo una variabile, che è proprio la variabile che viene passata. Posso eliderla, per così dire, usare l'underscore, che non è altro che una scorciatoia per scrivere questo. Ok? Io preferisco questo nella maggior parte dei casi, perché questo può essere oscuro da leggere, mentre questo è abbastanza chiaro, è qualcosa, accetta una funzione che prende ogni elemento i e di questo fa appunto per l'operazione per vedere se è il modo 2 per vedere se è pari. Questo diciamo che è una sorta di estremizzazione, oversemplificazione. Ecco, confrontato con questo viene fuori che è un po' più compatto. Diciamo che il confronto appunto è un po' impari perché Scala è stato disegnato dal principio per avere le funzioni di ordine superiore, già la no. Ok? Altre domande? Va bene, sto andando troppo piano, troppo veloce, troppo noioso? No. Ok, naturalmente poi Java ho detto, questa cosa mi piace. Infatti se andate a vedere Java 8, ha le stesse cose. Hanno usato meno maggiore invece che uguale maggiore per la freccetta della lambda, però se invece è uguale, ok? Ah, e non hanno ancora l'inferimento del tipo sulla sinistra, quindi bisogna specificare che quello è un predicato degli interi, ok? Però alla fine viene fuori la stessa cosa, molto simile. Come avevamo detto sono cittadini di prima classe, quindi possiamo avere variabili che sono funzioni, posso passare funzioni come argomento e tutte queste cose per riaggiungere per riassumere quello che è successo. Questo viene usato tantissimo nelle collezioni, come penso in quasi tutti i linguaggi di programmazione. Alla fine queste cose sono veramente utili quando devo iterare su una serie di cose e voglio fare la stessa operazione su tutta questa serie di cose. Che ne so? Filter che serve per filtrare e ottenere gli elementi dove vanno della particolare condizione, per trovare un elemento, per verificare se esiste, se una proprietà è vera su tutti. E poi ci sono quelle più funzionali, che sono map, per esempio, che significa prendi una collezione di x e trasformala in una collezione di y. Okay? In questo caso la prendi una collezione di interi, la trasformi in una collezione di interi, ognuno moltiplicato per 2. Ma nulla mi vieta di avere una collezione di interi trasformare in una collezione di oggetti di qualsiasi altro. Ok? Poi abbiamo questa che è, diciamo, un po' più complicata. diciamo, è la fold, detta anche reduce, un po' ha nomi diversi, aggregate, a seconda del linguaggio di programmazione del framework. Prende gli elementi e accoppie li somma uno all'altro, prende il primo, un seme, 0, poi prende il primo e lo somma 0,
prende il secondo e lo somma alla somma e via così. Questo vi permette di fare la somma totale degli elementi della collezione o un'operazione che aggrega tutti gli elementi della collezione, ok? Semplicemente specificando la funzione di aggregazione, cioè come fare ad aggregare un elemento con gli altri. Quindi lì sono due argomenti della stessa funzione. Ok, allora questa funzione prende un seme e restituisce una funzione che accetta come parametro un'altra funzione, che è questa che deve passare. Ok? Ma si poteva fare anche completamente? Sì, sì. C'è, credo ci sia anche la variante in cui c'è 0, lambda expression. Sum è quando non riesce a inferire il tipo? No, no, sum diciamo che... non so se c'è anche il Python. In altri linguaggi di programmazione si chiama MIDI. È il tentativo di non avere null. In C-Sharp per esempio sono i tipi nullable, ok? È una piccola classe, una piccola metaclasse appunto, che ottiene una qualsiasi altra classe come generico, e gli aggiunge solo due metodi, che è isDefined e get, per ottenere indietro il valore. Diciamo che serve per evitare proprio di usare null. Invece che usare null uso questa classe che si chiama option, che può avere sum del tipo che voglio oppure null. Viene utilizzata molto all'interno di Scala, però in realtà non è niente di particolare, è una piccola classe che fa queste due operazioni. Se uno fa get senza aver controllato che is defined, tira un'eccezione. Se non riesce a inferire il tipo, dà un errore di compilazione e devi aiutarlo, tipo iniziando a reintrodurre i tipi dove li hai trovati. Ok? Al limite scrivi il tipo su tutte le variabili come in Java e allora il compilatore ce la fa. Ma di solito è abbastanza difficile. Ok, come dicevo prima, è possibile appunto utilizzarlo anche al posto dei listener, per esempio dei metodi che accettano un listener in Java, Scala automaticamente costruisce la classe che implementa l'interfaccia corretta per lui. Quindi quello a sinistra è una classe Java che si aspetta un listener di qualche tipo, voi gli specificate una funzione che è compatibile e il compilatore genera il codice per voi. Rimangono molto più compatto. Chiusure. Cosa sono le chiusure? Lo sapete? Ci sono anche negli altri linguaggi con le lambda. Okay? Chiusura significa semplicemente che il valore del nome viene chiuso dalla funzione. Vuol dire che dopo io vado a utilizzare quel valore anche se uscisse dallo scope, venisse in qualche modo distrutto, eccetera. Il compilatore capisce che questa funzione, finché esiste, ha bisogno di quel nome e appunto lo mantiene in vita e lo lascia riferire all'interno della funzione anche fuori dallo scopo. Molto detto in maniera molto semplice. Ma fin tanto che esiste quella funzione, quello è detto come discorso prima. Intanto che esiste quella funzione, quella che in questo momento è una variabile, quindi è qualcosa che finirebbe sullo stack, viene trasformata in un oggetto che viene mantenuto sullo scopo. E finché quella funzione essa stessa non esce dallo scopo, non viene liberato l'oggetto. Posso continuare a utilizzarlo. Se no, non appena io esco dallo scopo, quella variabile verrebbe tolta dallo stack e la funzione non saprebbe più dove andare a pescarla. Diciamo che automaticamente il compilatore trasforma un oggetto sullo stack in un oggetto sullo heap con una referenza. Per esempio, in qualche modo, secondo me, con name posso richiamare quella funzione. E quindi non potrei limitare proprio. Sto pensando che in qualche modo probabilmente, ma forse non è il nostro problema. Potrei fare in modo che la variabile che chiusa richiami di nuovo quella funzione virtualmente, oppure faccia qualche riferimento a quella funzione e quindi tenermi quella roba in memoria così che va bene. Però vabbè, sì. È successo per
tutta in realtà. Allora, è possibile se si abusa della cosa avere dei problemi di garbage collection, nel senso che tu fai riferimento a quella cosa lì e poi non viene più pulita, no? Perché se questa stessa non è, viene, che ne so, assegnata a un'altra classe che poi magari non la usa neanche, però la classe rimane in vita, viene tutto tenuto in vita. Diciamo che è un problema che è uguale se tu avessi oggetti che hanno dentro quella variabile. E effettivamente ogni tanto bisogna stare attenti anche a queste cose, a non abusarle, perché se no si riempiono di questi oggetti chiusi, diciamo. Ok? Vede che se c'è il rischio che esca dallo scopo, che ne so, listener lo posso aggiungere e poi io posso uscire dalla classe, dal metodo che ha aggiunto il listener. Lui automaticamente lo sa, lo nota e mi tiene, se lo gestisce lui da solo con il garbage collector, poi quando non lo uso più lo dica. Quindi sì, puoi per esempio scrivere hello button.text e fare println hello world più hello button.text. Ok, questo ho già detto. Una cosa, quanto tempo ho? Ah, è finito, no. Okay. Abbiamo tempo fino ai 45. Una cosa che si può creare con questo è una cosa strana. Chi è che ha fatto già compilatori? Ma chi l'hai fatto? Scusa, davvero? Sì. Non l'avete aggiunto? Avete visto i vari modi di chiamare, quindi una passare il parametro a una funzione, giusto? By value, by reference, e poi ci sono quelli un po' più esotici, tipo by name. Okay? Scala non è che permette di utilizzare il call by name, però passando funzioni permette di realizzarlo, perché è una sintassi anche che è abbastanza flessibile, tanto che può somigliare al call by name. Ok, qual è la differenza? La differenza è che normalmente nel call by value gli argomenti vengono, gli argomenti di una funzione vengono valutati prima di passare alla funzione. Okay? Questo di solito va benissimo. Il problema è se la valutazione dell'argomento è molto costosa e poi la funzione dentro non lo usa. Tipico esempio, questo. Io ho una funzione di debug, ok? Con log4j, che ne so, e voglio stampare questa cosa qui solamente in modalità di debug, ok? Però questa funzione, che chiede un sacco di tempo perché io le mie stringhe sono localizzate, le ho messe in un database, quindi vanno a essere pescate dal database, qualcosa del genere, ci mette un sacco di tempo. Quindi io prima valuto la funzione, poi la passo a debug, poi il debug vede che il livello di logging è superiore e quindi non stampa niente. Quindi ho fatto tutto quel lavoro di internet. Posso trasformare la funzione in questo specie di call by name. Nel senso che la funzione di debug adesso non accetta più una stringa, ma accetta una funzione che produce una stringa, un qualcosa che produce una stringa. Ok? Come vedete la sintassi è esattamente la stessa. Io faccio prima l'n di s. Ok? Perché? Perché appunto, essendo che posso commettere le parentesi in scala, la mia cosa non cambia. Quella in realtà è l'invocazione della funzione s, non più la variabile s come era prima. È qualcosa che mi ritornerà una stringa. Ok? Naturalmente quindi questa cosa qui avrà un costo, la funzione è costosa, solo se viene effettivamente utilizzata. Quindi se il livello di logging è debug da superiore. Sì? Scusa, tornando a usare qui. Sì. Qui però di state time lo chiami esplicitamente. Sì. Quindi okay. Lì dovrai togliere le parentesi o no? No, non serve. Va bene in entrambi i casi la notazione. E cosa fa? Quindi quando io cambio il tipo di debug. Ok? No. Debug qui si accetta una stringa, quindi questo vuol dire che questa è una funzione che mi ritorna una stringa, questa è come se fosse Java, okay, quindi va valutata e poi ritorna. Se io cambio il tipo di debug, gli dico guarda che questa non è una stringa, ma è qualcosa che mi ritorna una stringa, sì. Questo viene detto, viene chiamato, viene
cos'è? Ah, debug vuole qualcosa che mi ritorna una stringa. Quindi questo cos'è? È un metodo che mi ritorna una stringa. Quindi passa al metodo. No, quello che vado a dare. Cioè, quella è direttamente una chiamata. Questa è una chiamata. Dobbiamo mettere le parentesi. Cioè, nel senso. No, funziona sia con le parentesi che senza. Il compilatore da solo, diciamo che in base al tipo di debug, il compilatore da solo capisce se questa è il nome di un metodo, come lassù, sì, o se è una chiamata a un metodo. Quindi ignora le parentesi, se le trova. Se le trova, le ignora, le puoi mettere oppure le puoi già omettere tu, okay, e lui deciderà se è che deve passare il metodo o se lo deve invocare. Ma tipo. Diciamo che le parentesi sono opzionali sia in un caso che nell'altro. Ma tipo this takes time, aperta fonda, chiusa fonda, aperta fonda, chiusa fonda, funziona. Non l'ho mai provato. Sarebbe da fare, perché se capisce che una funzione riprende. Cioè puoi fare una stack di parentesi e poi chiudere. Non l'ho mai provato, però effettivamente se fosse così, sì, potresti avere una fila di parentesi aperte e chiuse e avresti sempre lo stesso risultato. Però no. Adesso sono curioso di questo. Ma scusa, una domanda veloce, ma questo potevi scrivere come log spazio debug, spazio di stay time per cosa? No. Sicuramente lo puoi scrivere come log spazio debug. Ok, invece che se puoi mettere il punto te lo lasciamo mettere quasi sempre. Se puoi mettere le parentesi, non lo so, perché a volte si confonde e dice non capisco, metti le parentesi. Cioè, se tu avessi scritto logger in teoria, tu potresti scrivere logger, spazio, debug, spazio, listake time, senza neanche una parentesi. Però non so più se è logger.debug.listake time. Esatto. Se riesci a capirlo, bene, se no devi iniziare ad aiutarlo. Sì. Come per le parentesi. Ok, vado un attimo veloce. Vabbè, appunto, come ho detto prima, tutti gli statement hanno un valore, quindi per esempio l'ifness, anche se uso i blocchi, quindi io posso avere if, call, if, else, aperta grafa, calcolare qualsiasi cosa, chiusa grafa, e funziona lo stesso. E, ok, vabbè, questo l'avevamo già visto prima. Ok. Un'altra cosa carina che ha Scala, sempre per aiutare ad avere delle feature che sembrano come linguaggi dinamici, è l'equivalenza strutturale. In pratica, se un tipo ha la stessa struttura di un altro, allora lui riesce a utilizzarlo al posto del tipo originale. Che ne so, voi avete un tipo, persona, che ha un nome e un cognome, ok? Poi avete un altro tipo, persona 2 o studente, che ha un nome e un cognome. Lui riesce a capire che questi sono strutturalmente equivalenti e quindi a utilizzare l'uno al posto dell'altro. Ok? Come fa? Come fa? Per cos'è che è utile? È utile nel caso della reflection, per esempio. Lo trovate molto spesso, per esempio, nei plugin che vengono messi nei sistemi di build, AMP, eccetera. E noi dobbiamo trovare con la reflection qualcosa in un pacchetto esterno. Sappiamo che questo qualcosa avrà, per esempio, un array di file, un metodo che si chiama info, ok? E un altro, un altro metodo che si chiama execute, ok? Quindi io uso la reflection per ottenere appunto un'istanza di questa classe generica, che lo sono andato a cercare qua. Poi appunto la custom a precompile, che sicuramente non sarà il tipo giusto, perché il tipo giusto è compilato dentro il jar, secondo questo andando a cercare, ma è strutturalmente equivalente, vuol dire che ha gli stessi campi, gli stessi metodi. E quindi quelli non sono neanche uno di quelli è implementato, quello è un tipo astratto, una classe astratta. E però posso utilizzarla per far finta, come classe base, diciamo, di quell'oggetto che io ottengo tramite reflection. Quindi invece che chiamare i vari metodi dell'oggetto che ho ottenuto tramite reflection, con get, method, info, eccetera,
e invoke e tutte quelle cose lì, posso chiamare direttamente il metodo del mio oggettino finto, ma equivalente, e ottenere le stesse cose. È molto più compatto. Se vi faccio vedere come è scritto in Java, questa cosa qui è una cosa lunghissima. Perché per ogni campo e metodo bisogna fare un get method info, un get field info e poi un invoke. Ok? Ora veniamo all'ultima cosa che un po' c'entra con quello che avete visto prima, che sono appunto i tratti, i traits. In pratica i traits sono delle interfacce più un'implementazione. Okay? È possibile appunto implementare i metodi all'interno dell'interfaccia. L'interfaccia non deve avere solo metodi primi, che non sono implementati, non sono completamente astratte, ma appunto possono avere delle implementazioni. Posso avere anche campi astratti, posso dire questa classe dovrebbe avere questo campo, ma io non lo implemento, non dico niente di questo campo, ok? Non è nessun costruttore ed è possibile chiamare sotto certe circostanze la classe base. Perché dico che c'entra un po' con quello che è stato fatto prima? Perché appunto permette di usare queste cose che si chiamano mixing, quindi di aggiungere del comportamento a una classe esistente. Vediamo un esempio, vediamo un esempio di utilizzare stile interfaccia. Posso utilizzarla come interfaccia o classe base per le cose, le collezioni, le cose che hanno maggiore o minore uguale, le cose che si possono confrontare. Ecco. Posso definire direttamente i metodi maggiore, minore, minore uguale o maggiore uguale, in termini di un metodo astratto che si chiama compare. E poi dico, va bene, c'è un compare che è semplicemente qualcosa che mi prende la cosa di cui sono interessato e mi ritorna un metodo. Quindi queste sono implementate in termini di compare, ma compare è lasciato astratto. Non è niente di particolarmente complicato, ma mi permette appunto di definire solo un metodo, il compare, e di avere automaticamente i maggiore, minore e uguale. Ok? Ok? Quella slide prima era una questione sbagliata. I mixing. Cos'è? Cosa sono i mixing? Posso aggiungere i tratti, appunto, a degli oggetti e delle classi esistenti. In questo modo ottengo un comportamento, appunto, che è quello di modificare il comportamento dell'oggetto originale. Supponiamo, per esempio, di avere questo tratto che si chiama loud, quindi l'alta voce, in cui toString semplicemente prende quello della classe e il metodo toString della classe superiore, diciamo, e lo fa to uppercase. Okay? Mentre invece lì sopra abbiamo il metodo string della persona che è my name is più 9. Posso mixarli insieme, posso avere una persona e poi gli posso dire guarda, fammi questa persona e mettici dentro il tratto loud anche. Quando io faccio print name della persona che chiama toString farà questo. Quindi è possibile usare i tratti per aggiungerli alle classi esistenti e modificare il loro comportamento. Ok? Ok. Come ultima cosa, appunto, vediamo come era fatto questo. Ora che abbiamo imparato un po' più di scala, vediamo come è fatto questo metodo di using. È fatto così. Praticamente alla fine quello che fa using è utilizzare l'equivalenza strutturale, cioè funziona su tutti i T che definiscono un metodo close, quindi qualsiasi cosa che definisca un metodo close o è strutturalmente equivalente a una classe con metodo close, appunto, è possibile utilizzarla, e accetta come parametro, vedete in fondo, una funzione che da T mi fa diventare A. Quindi lui automaticamente userà quello che viene passato come secondo parametro della funzione
che è questa cosa qui, come F, e la eseguirà all'interno di un contesto protetto, che è quel try finally, in cui poi nel finally chiamerò la things. Ok? Questo sfrutta un po' tutte le caratteristiche avanzate al mondo che abbiamo visto di Scala, l'equivalenza strutturale, le funzioni appunto passate come cittadini di primo ordine, il pattern matching che viene utilizzato anche all'interno del catch, quindi è un esempio abbastanza carino. Ok? Direi che possiamo fermarci qui se avete domande. Sì? A livello di prestazioni rispetto a Java? A livello di prestazioni è comparabile con Java, perché appunto alla fine quello che fa è generare bytecode per la virtual machine. Quindi le prestazioni sono le stesse più o meno di Java. Non si perde niente. Si perde poco. Si perde poco e si perde solo se si usano cose avanzate. Il compilatore è molto lento. Java compilare è abbastanza veloce. Il compilatore di Scala ci mette, è di nuovo di quelli che compila e poi vado a sbaglio. Può prendere un caffè. Non così lento, ma insomma non è veloce di sicuro. Ah, questo vi volevo far vedere. Scala test. Una cosa carina appunto della conseguenza di avere tutta questa roba che alla fine è zucchero sintattico di togliere i punti, le parentesi, eccetera, sono queste. Si riesce a leggere i test molto bene. Che ne so? Questa è una cosa che produce una serie di viaggi fatti con diversi mezzi e possiamo vedere che appunto noi ci aspettiamo che i viaggi, la resa dei viaggi abbia una dimensione di 2, oppure che la somma della distanza fatta in bicicletta deve essere maggiore di 2. Cioè rende i test molto leggibili, appunto utilizzando questi trucchetti di omettere i punti. Suo metodo che si chiama SLT, che dove S sta per scala e T sta per tool e P non mi ricordo, che appunto è un tool basato su scala in cui appunto direttamente in un file di codice scritto appunto scala tu specifichi quali sono le sue dipendenze e va e le recupera. Io di solito invece uso Maven.